Ora 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a Replay, l'ultimo numero stagionale di questo classico appuntamento del lunedì. Sono in compagnia, come sempre, in studio di Andrea Costantini. Buonasera, buonasera Andrea. Buonasera Enrico. Ovviamente saluto Maurizio Daguin, regia, e Loris Bennato alle telecamere. Dunque, in settimana verranno ufficializzati i nomi di Daniele Delicarri come nuovo direttore sportivo del Pescara e dell'allenatore Alberto Colombo, che giovedì dovrebbe essere presentato alla stampa. Tutto fatto dunque per il nuovo tecnico del Pescara, ha raggiunto l'accordo economico per un anno, ovviamente bonus a traguardi, e c'è un'opzione anche per la prossima stagione. In questa puntata di Replay avremo diversi momenti interessanti, ovviamente ampio spazio al momento del Pescara, alla Serie C, qualche emozione del passato con un collegamento previsto con l'indimenticabile Leo Junior, e poi avremo delle interviste particolari con alcuni campioni del calcio, tra i quali Alex Del Piero, sentiremo anche l'allenatore Massimo Oddo, poi Simone Pepe, insomma tanti campioni che stanno partecipando, Andrea, ad una manifestazione, sì, a Roseto, no? Sì, a Roseto degli Abruzzi, al Palamaggetti, c'è tanto pubblico, Juventus Legends contro Milan Legends, partita di calcio a 5 con campioni indimenticati delle due squadre, anche campioni del mondo, come appunto Massimo Oddo, c'è la figura di spicco che è chiaramente Alex Del Piero, ci sono anche i vari Di Livio, Chimenti, Simone Pepe, c'è Federico Giunti, Massimo Ambrosini, Massimo Oddo, Marco Ameglia. E quindi insomma spettacolo assicurato evidentemente, ma soprattutto abbiamo dei contributi, come hai detto tu, davvero molto interessanti, in particolare Del Piero, ma anche altri ospiti, che altri intervistati che con le domande di Paolo Renzetti hanno parlato del Pescara passato, ma soprattutto futuro. E allora andiamo a presentare gli ospiti che sono già collegati. Sono con noi i colleghi Antonio De Leonardis, buonasera a Totò, ben rivisto. Buonasera. Ben rivisto a Francesco Di Francesco, buonasera Francesco. Buonasera. E noi abbiamo Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera a te. Ben ritrovato anche al collega Paolo Sinibaldi. Allora, ciao. Primo giro di opinioni con voi, perché abbiamo tanti collegamenti questa sera. Vi chiedo subito su questo nuovo allenatore, Alberto Colombo, la vostra impressione. Parto da te, Totò. Ma guarda, l'impressione, io direi che faremmo un torto sia a noi stessi che a chi ci ascolta se dovessimo dare un giudizio su un allenatore che io non conosco, credo, cioè dare un giudizio in base all'almanacco, sai che non è nelle mie corde. Mi auguro appunto che sia l'allenatore giusto, però dipende sempre dalla squadra, da come imposterà la squadra, come lo scopriremo strada facendo. L'unica cosa da dire è di aspettarlo, aspettare che si presenti, cioè si presenti allenando la squadra, impostando quello che dovrà essere la formazione, però dare un giudizio in questo momento credo che sia del tutto fuori luogo. Se poi vogliamo parlare di almanacco, allora possiamo dire tutto. Lunedì scorso ovviamente c'era ancora il dubbio Zeman o Colombo, l'incontro con Zeman non c'è stato proprio fisicamente, perché il tecnico, ex tecnico del Pescara, il boemo Zeman, vuole ancora aspettare il Foggia, lì ci sono delle vicende societarie che potrebbero ancora riportare Zeman a Foggia, quindi non si è perso tempo, si è dirottato su Colombo. Francesco, il tuo pensiero? Finalmente si è concluso questo pseudo ballottaggio Zeman Colombo, un allenatore del quale tutti quanti parlano bene. A Monopoli quest'anno indubbiamente ha fatto bene, però poi in parte concordo con quello che diceva Totò, poi dipende anche dalla squadra che si costruisce, dalle scelte che farà
la società, il direttore sportivo, si accontenterà l'allenatore, perché se un allenatore vuole un giocatore con determinate caratteristiche in un determinato ruolo e tu gliene dai un altro con caratteristiche diverse, ecco che poi si parte in modo sbagliato. Certo, il mercato non è mai facile e quindi non resta che aspettare. La cosa più importante è che finalmente c'è il nome del nuovo allenatore. Tu, Riccardo, sei contento perché non gradivi particolarmente il ritorno di Zeman, quindi un volto nuovo. Ovviamente, come diceva Totò, è un allenatore ai più sconosciuto, ovviamente gli addetti ai lavori lo conoscono per il buon lavoro a Monopoli, ne parlano bene tutti, anche a livello nazionale, è una persona gentile, però poi sono sempre i risultati che ci danno l'esatta misura della scelta, no? Assolutamente, non concordo sul fatto che bisognerà costruire la squadra che lui desidera, però la possibilità di partire dall'inizio e quindi di dimostrare. Credo che il Pescara sia la società più importante che lui allenerà nel suo curriculum, perché ho guardato prima le squadre che ha allenato. Devo dirti che forse io, ripeto quello che ho detto la settimana scorsa, scampato il pericolo Zeman, che per me era un pericolo ed era una scommessa troppo alta, forse avrei preso un allenatore di esperienza. Gli allenatori esordienti in una piazza come la nostra, sì, può far bene, glielo auguriamo, per carità, come avrei augurato a Zeman se veniva, di tutto il bene possibile. Però se devo dirti cosa avrei scelto, probabilmente avrei preso un allenatore con un'esperienza di categoria superiore, e come ad esempio poteva essere un Pillon o una figura simile, un allenatore già, insomma, lui arriva, ne parlano tutti bene, deve fare bene, però ribadisco, la squadra più importante che allenerà è il Pescara. Forse era meglio avere un allenatore con esperienza diversa, però crediamo in questi, io credo nei giovani, sempre nella vita, e quindi forza Colombo, facci sognare. E chiudiamo con Paolo Sinibaldi. Ovviamente ogni scelta non trova mai tutti d'accordo. Sul nome di Zeman la piazza era divisa, lo sarà anche sul nome di Colombo, però a conti fatti, soprattutto prima di una presentazione, c'è solo da sperare, no? Perché un allenatore può essere bravo, può trovarsi bene in un ambiente, in altri no, molto dipende anche dai giocatori e dal materiale che gli si mette a disposizione. Sì, è fondamentale questo, perché Colombo è un allenatore giovane, è un allenatore che viene a Pescara come la piazza più ambita, cioè passare da Monopoli a Pescara per lui è davvero una grande occasione. Io mi auguro che Colombo nella trattativa, voglio dire, abbia chiarito bene alcuni aspetti riguardo alla squadra che gli verrà messa a disposizione, perché questo è fondamentale. Negli ultimi anni, nelle ultime parentesi del Pescara, con i vari allenatori che si sono succeduti, abbiamo sempre visto questo. Poi gli allenatori spesso vengono giudicati solo per i risultati, direi, ma se la squadra non è a disposizione come più o meno concordato con il direttore, i problemi cominciano da subito, ma mi auguro che non sia questo il caso. Dunque, Totò, siamo arrivati al dunque: il direttore sportivo e l'allenatore verranno presentati in settimana, l'iscrizione non dovrebbe creare nessun problema alla società del Pescara. Colgo l'occasione per chiedere ad Andrea Costantini invece se ci sono novità a Teramo per una società che lascia ancora dei dubbi. Ma è stata una giornata caratterizzata da tante voci, da tante notizie che si sono rincorse. Lo stato delle cose al momento in cui stiamo parlando è che i soldi non sono stati sbloccati dal tribunale, che potrebbe avvenire nella giornata di domani, anche con l'ausilio della scelta da parte del Tribunale di quale azienda, di quale ditta utilizzare per poter effettuare questo sblocco. Poi ci dovrebbe essere l'ulteriore avallo dell'imprenditore di riferimento, che è Davide Ciaccia, ma si era parlato nel pomeriggio anche di Mario Ciaccia, che invece non avrebbe dato parere positivo da questo punto di vista. La sostanza però qual è? È che al momento i soldi non sono stati sbloccati dal tribunale, questo potrebbe avvenire nella giornata di domani e forse si sarebbe in tempo per pagamento degli stipendi e ripianamento dell'indice di liquidità e ovviamente anche per l'ottenimento della fideiussione. Beh, no,
più passa il tempo e più i margini di errore si restringono. Insomma, una Serie C che non dovrebbe presentare squadre o società in grossa difficoltà. Chiedo conferma ad un collega, un amico come Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, collegato dalla redazione di Milano. Buonasera Nicola, ben rivisto. Buonasera a te, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Allora Nicola, come dicevamo, sono pochissime questa volta le società in difficoltà. La situazione di Teramo come la intravedi? Sì, rispetto al passato sicuramente è una situazione decisamente rosea per il momento che passa il calcio italiano, insomma, vedere che tutte le squadre potrebbero iscriversi sarebbe un bellissimo risultato. Però fino all'ultimo qualche allarme resta, oltre a quello del Teramo c'è anche quello della Triestina che è in grossa difficoltà perché dopo la morte del presidente in Australia ha avuto tutti i conti bloccati e quindi non è stato possibile fare questo intervento da 1.200.000 euro che era necessario per potersi iscrivere per le varie necessità e quindi anche a Trieste c'è molta preoccupazione veramente, quindi sembra che è una corsa contro il tempo, c'è tempo fino a mezzanotte di mercoledì sera e stanno cercando di farcela, però li ho sentiti veramente un po' preoccupati oggi, come a Teramo c'è preoccupazione, a Messina invece sembra che tutto stia andando verso la soluzione del problema, quindi lì non dovrebbero esserci allarmi. E infine in Serie B c'è sempre il caso della Regina che è stata appena ceduta e anche lì si sta correndo contro il tempo perché l'impegno è veramente gravoso e oneroso, ma chi l'ha comprata, la società, sapeva quello che sarebbe andato incontro, è una persona molto seria questo nuovo proprietario, giovane ma molto seria, sapeva quello che serviva per iscriversi, per salvarsi, e quindi se ha deciso di comprare il club è perché ha le credenziali giuste, gli argomenti giusti per farcela. Ecco, in Serie C non ci sono più due grandi piazze come Bari e Palermo, quali sono le capitali fra virgolette calcistiche del nuovo campionato? Tu me lo chiedi perché vuoi che dica Pescara, certo, ovviamente. Certo. Sicuramente il Pescara, per la storia che ha, il blasone che ha, è una delle squadre simbolo di questo campionato, ma chiaramente non il Pescara dell'ultimo anno, ecco, il Pescara che merita gli onori e la gloria è il Pescara con 20.000 persone allo stadio, che fa un calcio entusiasmante, che propone campioni e che diverte come ha fatto tante volte in passato, quindi il Pescara si deve ripresentare con quella veste per essere considerato una regina del campionato, perché poi come piazze da Catanzaro a Padova, da Alessandria a Reggio Emilia, insomma non mancano le piazze importanti, Mantova, Avellino, insomma le piazze ci sono, ma dipende che approccio hanno al campionato, perché avere una grande piazza con uno stadio da 40.000 posti, avere 5.000, 3.000, 2.000 persone allo stadio è deprimente, non è una cosa, diciamo non è un vanto, non è una gloria, ecco. Senti Nicola, intanto ti faccio salutare subito un amico il cui collegamento era previsto tra qualche minuto, però lui con la massima professionalità e con la solita puntualità è entrato in diretta e sai chi è un personaggio che corrisponde al nome di Leo Junior? Leo Junior, eccolo collegato, è a Pescara, Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, è un tuo vecchio amico. Leo, ci sono tanti amici collegati. Nicola, è sempre uguale, Leo, lo dico anche a Francesco, Totò, Riccardo e Paolo. Nicola? Io mi inchino davanti a Leo Junior, che è stato un grandissimo del calcio, non solo a Pescara, ma anche con la maglia della sua nazionale, con la maglia del Torino, insomma, è uno che... E poi mi ricorda
mi riporta alla gioventù un ricordo bellissimo, quando a 17 anni, in gioventù. Però vedi, mio padre e mia madre portarono me e mio fratello a 17 anni a fare una vacanza in Spagna un giorno, e casualmente si giocava Italia-Brasile, quindi quella è stata la partita più bella che ho visto nella mia vita. Leo immagino che non la ricordi con tanto piacere, ma noi sì, e io devo dire che quel giorno veramente a 17 anni mi è entrato qualcosa nel cuore che non uscirà mai. D'altronde Pelé non lo inseriva tra i 125 giocatori più forti di tutti i tempi, perché Leo Junior non solo a Pescara ha scritto pagine indimenticabili, domani partirà per Bologna perché ha un amico lì che corrisponde al nome di Gigi Ciarrantini, poi farà tappa a Torino. Quindi il tour di Leo in Italia è sempre quello: Pescara, Bologna, Torino. Vero Leo? È vero Enrico. Ma il risultato di quella partita solo, Nicola, il resto ci è andato abbastanza bene, perché tutti gli anni quando arriva più o meno la data di quella partita la gente ci chiama, perché non solo gli italiani ma i giornalisti da tutte le parti, perché è stata una partita che molti sicuramente non dimenticano per la qualità del gioco lì. Per me è stato un piacere fare parte, diciamo, di quella nazionale. Poi immagino. Poi Nicola, giocare... tu ti sei perso, lo dico a Nicola Binda, una cena che ci fu nel giorno dell'addio di Leo allo Stadio Adriatico, quando tornarono tutti i nazionali, ricordi Leo, di Italia e Brasile, sì, sì. Una grande festa da Eriberto, dal mitico Michele di Eriberto, e fu davvero una cosa esaltante. Mi ricordo l'autista di Falcao che arrivò con la limousine alle 22, lo aspettò fuori a Eriberto fino alle 6 del mattino, perché Falcao gli ha detto esco fra 10 minuti, è rimasto fino alle 6 del mattino Leo, Ma quella festa meritava esattamente stare lì 4, 5, 6 ore come è stato Paolo e anche tutti gli altri. Quella lì è una giornata eccezionale che sicuramente qui è stato presente, non si scorderà mai. Chiedo un'ultima cosa a Nicola Binda, perché poi lo lasciamo e vengo da te Leo. Allora Nicola, che ci dici di Alberto Colombo in poche parole? Ottima scelta, aspetto l'ufficializzazione perché non mi sembra sia ancora arrivata, ma è un allenatore che ha avuto sicuramente meno dalla sua carriera di quello che avrebbe meritato, perché diciamo che forse non si è mai venduto bene, non è uno tanto da vetrina, da pubblicità, è un grande lavoratore, molto serio, e è dovuto andare a Monopoli per imporsi, e adesso sicuramente a Pescara, in una piazza dove gli allenatori grandi ce ne sono stati, dove il bel calcio lo conoscete, gli auguro che possa confermare tutte le sue qualità. Nicola, grazie, perché rispetto sempre i tempi con voi che siete gentilissimi. Buon lavoro a voi della Gazzetta dello Sport. Grazie a Nicola. Grazie a te Enrico, quando vuoi sono sempre a disposizione. Saluto Leo dicendogli scusa se ho dovuto rivangare questo ricordo del 1982, ma noi in Italia oramai dobbiamo vivere di ricordi con la nazionale e quindi dobbiamo tornare indietro. Per noi i mondiali sono rimasti quelli, al 2006 al limite, però per noi i mondiali li guardiamo in televisione, a differenza vostra che invece il Brasile li vivrà da protagonista. Ma ci mancherebbe Nicola, non c'è, grazie, non c'è grazie, nessuno. Io parlo di quella nazionale, di quella partita volontieri sempre, anche perché mi sembra che è stato un grossissimo piacere fare parte, ritorno a dire, di quella nazionale. Grande, grazie Leo, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Junior è da qualche giorno a Pescara, al Corallo c'è stato un via vai di amici che sono andati a salutarlo. Prima del saluto che lui vuole fare alla città di Pescara, perché domani la lascerà, rivediamo quei momenti dell'addio al calcio di Leo Junior, sempre immagini da brividi. Esce dal campo. Junior si avvicina sotto la tribuna, cercheremo di seguirlo. Leo va a salutare la tribuna, un giro di campo per Leo Junior, è un momento emozionante. Leo Junior dunque lascia il calcio, fuochi d'artificio, eccolo
sotto la curva nord. Guarda, sono contento che siamo ritrovati insieme, non solo con noi giocatori brasiliani, ma italiani. Oggi siete stati. Perché Leo è letteralmente accerchiato, è un momento di commozione qui dallo stadio Adriatico di Pescara, tutte le candeline accese. Pescara non aveva mai vissuto una giornata così di festa. Ecco, da inquadrare la scritta Leo nel cuore, noi cercheremo di avvicinarci sotto la curva nord. Nel cuore, legge nel settore della curva nord, ecco ora si spegne lo stadio, una cosa splendida, splendida davvero la coreografia della Galeffi Production. Vediamo Leo Junior letteralmente accerchiato con Rodrigo che è sulle sue spalle, e Leo che saluta i tifosi. Sentiamo le prime parole di Leo. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno dato la contribuzione per fare questo momento di stato, sinceramente quello più bello della mia vita. Famiglia, 2 anni indimenticabili. E posso dire soltanto una cosa: grazie alla curva nord, grazie a Pescara, grazie Italia. Ciao! Non ci stancheremo mai, Leo, di rivedere queste immagini con Rodrigo, col tuo nipotino. Quante volte l'hai rivisto? Un sacco di volte. Tutte le volte che vedo mi emoziono, perché ormai, sai, sono 30 anni, Enrico, e poi dopo questo addio al calcio che ho fatto qui a Pescara, non ho voluto fare da nessuna altra parte, neanche nel Flamengo, dove ho passato più della metà della mia vita, perché a me mi è bastata quella serata lì, una serata veramente indimenticabile. Senti, ho gli amici che ti vogliono salutare, perché avevo chiesto soltanto di intervenire 2-3 minuti, quindi c'è Totò De Leonardis che è già incontrato al Corallo, dove, ripeto, ci sono stati tanti amici, ex giocatori, giornalisti. Ti ha fatto piacere ovviamente rivedere in pochi giorni coloro che rappresentano un po' Pescara, il tuo amico fraterno Peppino Baldacci, è stato al tuo fianco sempre. Totò, sei andato a trovare Leo? Ovvio, cioè, quando arriva Leo a scappare. È come il corallo, Papa, cioè, no? Beh sì, è come una scappata, è come, tra l'altro, rivederlo è come se non fossero passati 30 anni, 32, quanti sono, perché lui è sempre lo stesso, ma poi l'immagine che resta. Io credo che insomma, fino ad oggi Leo è stato il più grande calciatore nella storia del calcio pescarese, e credo che lo sarà ancora a lungo, perché a quel livello non è che ne nascano molti, insomma. Tra l'altro, volendo parlare di quel Brasile, credo che anche quel Brasile battuto dall'Italia sia stato forse il miglior Brasile di tutti i tempi, per qualità più o meno a livello, a mio avviso, di quello del 58, quando nacque il mito di Pelé, vuol dire. Per cui è sempre un ricordo bellissimo, al di là di quello può essere il tipo, ma Leo prende, quando lo rivedi a Pescara sembra uno di Pescara
Toscana, insomma, perché c'è quasi una processione di gente che lo saluta, voglio dire, tantissimi amici, e lui è rimasto molto legato, e credo che sia questa la cosa più bella che caratterizza questo grandissimo campione, questo grandissimo uomo. Totò, io sono uno di voi, Lo so. Lei oggi lo so, dicevi, il tuo direttore della TV, che lavoro fa? Vive di emozioni? Ah sì, il mio, cioè il telecronista più bravo del Brasile, lui dice che lui è un venditore di emozioni. Questa è la frase che lui usa sempre. Dopo 42 anni, lui va in pensione dopo i mondiali nel Qatar, e lui usa questa frase, che lui è un venditore di emozioni. Leo, tu andrai a seguire i mondiali, sì? Sì, penso proprio di sì. Sono andato al sorteggio e poi un mese siamo lì a lavorare, speriamo che sia ancora un mondiale con un livello tecnico soprattutto su, perché il calcio che abbiamo visto per adesso, cioè, c'è qualche problemino, però i mondiali sono sempre mondiali, un po' diversi quest'anno perché si farà quando le nazionali europee saranno, diciamo, a metà della temporata, diversamente di quando si fa a giugno, quando le temporate erano appena finite. Allora sarà un calcio molto molto atletico, con molta intensità. Un saluto flash, forza Francesco, Riccardo e Paolo, proprio pochi secondi. Francesco, Leo, ben rivisto. Ciao, grazie. È sempre un piacere. Senti, ti sei sentito, l'avranno chiesto mille volte, però è sempre bello sentirtelo eventualmente dire, più amato in un modo diverso a Pescara rispetto a Torino, e mi viene da dire anche dal Flamengo. Ma il Flamengo ha passato 17 anni lì, è un amore diverso. Lì ho cresciuto come professionista, come cittadino, cioè è un'altra storia. Sono giocatori che ha vestito la maglia del Flamengo, il numero maggiore, sono 872 presenze. A Torino è stata un'esperienza eccezionale, anche ho una figlia, la Giuliana, che è nata lì a Torino, allora, cioè, io ho vissuto bene anche lì. Il Pescara è diverso forse per la questione dell'entusiasmo da quando sono arrivato, che la squadra è appena promossa, io come il primo straniero giocando qui, e poi dall'89 quando sono andato via ho mancato solo questi ultimi 3 anni per conto della pandemia, e voi sapete che per me è sempre un piacere non solo rivedere gli amici, ma anche tutte le cose che succede, diciamo, qui nella cucina, tutte queste cose qua che ritrovo soltanto a Pescara. Un milanese che è diventato pescarese, in pratica amato Pescara come te, Riccardo Clinco. Velocemente, Riccardo, perché dobbiamo lasciare Leo che... Leo, ciao, ben rivisto. Ciao, grazie, Rico, per la ciao. Tua simpatia, perché tu proprio sprizzi simpatia da tutti grazie. I cuori. Ti voglio fare una domanda molto veloce sui mondiali, visto che li hai citati. Vincerà secondo te un'europea o una sudamericana? Ma guarda, io ho visto l'ultima Argentina, adesso come adesso, ti direi che per me la favorita è l'Argentina, perché l'Argentina non è più una nazionale Messi dipendente, ha una grandissima squadra e un giocatore che può fare la differenza, che è esattamente lui, ricordando che questo è l'ultimo mondiale suo e forse l'ultima possibilità per lui di diventare campione mondiale. Però le sorprese arrivano dappertutto. Basta ricordare il mondiale in Russia, dove la Serbia è arrivata, la Croazia è arrivata a giocare la finale. Grazie. Paoletto, eri giovane, però te lo ricordi, Leo. Paoletto. Allora, io ero un ragazzino, io lo seguo sempre su Facebook, probabilmente il mio mi piace c'è ogni volta che Leo posta qualcosa su Facebook. Io non ho domande perché sono emozionato davvero a parlare con Leo. Solo grazie perché davvero lui è un pescarese di adozione. Lui non fa 500 km per tornare, lui ne fa 10.000 per venire qui. Una domandina flash su Pescara: come la trovi, come l'hai ritrovata? Perché Pescara, a livello di città e a livello sportivo, magari negli ultimi anni non ha vissuto proprio il massimo del suo fulgore. La prima cosa che ti posso dire è che io mi auguro che possa la città vivere e rivedere un po' quello che abbiamo vissuto in quelle 2 annate che sono stato qui.
La città è sempre lo stesso, l'entusiasmo, la disponibilità della gente, e questa è la cosa che ti fa attaccare. Perciò sono sempre qui. Leo, vuoi salutare la città di Pescara per chi non è riuscito ad incontrarti? Perché tanto il prossimo anno tornerai, quindi tornerai sempre, giusto? Me lo auguro, che non ci siano ancora qualche problema come abbiamo avuto in questi ultimi 3 anni, però mi auguro anche che la città possa vivere dei momenti migliori dopo tutto quello che abbiamo vissuto e abbiamo passato. Grazie Leo, un abbraccio a tutta la famiglia, a tutti i nipotini, grazie e buon viaggio, sempre con noi. Ciao Leo. Grazie. Ciao Totò, ciao Ricky. Ciao Leo. Grazie. Allora ringraziamo questo campione che è indimenticabile. Andrea, forse volevi fare delle domande, ma purtroppo abbiamo preso questo impegno perché veramente in pochi giorni è stato circondato da tantissimi amanti del calcio. Allora andiamo in pubblicità perché questa sera abbiamo tanto materiale, c'è il gran lavoro anche di Paolo Renzetti, quindi andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:37 minuti, rientriamo in diretta dopo aver avuto in collegamento Nicola Binda, Leo Junior. Vorrei a caldo sentire subito Totò De Leonardis. Anche noi viviamo ancora di emozioni, come diceva Leo Junior, no?
Ma certo, voglio dire, questo è quello che ci trascina, che ci fa a continuare ad amare questo sport, nonostante anche le delusioni di questi ultimi anni. È chiaro che senza emozioni, voglio dire, l'Adriatico è vuoto, come sappiamo benissimo. No, intendevo dire anche emozioni nel rivedere personaggi come Leo. Certo, Junior, certo, no? Certo, anche perché in effetti, voglio dire, la storia del Pescara non è così ricca, però c'ha dei momenti esaltanti, appunto, dagli anni di Cadea, a quelli di Tom Rosati, a quelli di Diego Leone, il periodo di Leo, e poi ancora con Di Francesco, con Otto, con Zeman. Voglio dire, di emozioni ne abbiamo vissute tante, tutte esaltanti. Per quello ci manca molto, anche, diciamo, con un pizzico di rabbia per quello che è successo negli ultimi anni. Ma certo, l'idea che abbiamo è quello di rivedere soprattutto quell'entusiasmo, non solo della squadra, che poi deve trascinare il pubblico, e che riporti un po' il Pescara a quella che è la sua realtà, il suo humus, voglio dire, una piazza che ha regalato tantissime emozioni, e questo non solo a noi, ma anche a chi ha seguito la squadra anche dall'esterno, ed è quello che speriamo. A proposito di emozioni, Totò, ricordiamo che tra qualche minuto, tra una decina di minuti, Andrea, proporremo un'intervista con un grande campione come Alex Del Piero, che è a Roseto, qui vicino alla nostra sede. Dopo Del Piero sentiremo Marco Amelia, ex portiere del Milan, Simone Pepe e anche Massimo Oddo, che è stato un grande campione, è stato anche l'allenatore. Quindi le emozioni questa sera proprio non mancano. Però la cronaca ci dice che questa settimana sarà la settimana di Alberto Colombo, di Daniele Delicarri, e per conoscere meglio Alberto Colombo abbiamo in linea un collega esperto, un collega prestigioso come Luca Guerra, che saluto. Buonasera Luca, collega di Telesveva, di Repubblica. Grazie intanto Luca per aver aderito al nostro invito. Come stai? Ciao, grazie a voi per l'invito. Tutto abbastanza bene, qui in Puglia fa caldo, ma immagino che in Abruzzo sia lo stesso. Andiamo verso una settimana molto calda, non solo per il calciomercato, insomma. Allora Luca, ci presenti questo allenatore Alberto Colombo, che quest'anno a Monopoli ha fatto davvero un gran lavoro. Chi sta arrivando sulla panchina del Pescara? Ah, sta arrivando una persona equilibrata. Io ho avuto modo di conoscerlo in più occasioni, raccontando il Monopoli anche su Eleven Sports, anche da bordocampista. E devo dirvi che proprio da bordocampista, in occasione delle partite giocate per quanto riguarda i playoff, ho avuto la possibilità di apprezzare l'equilibrio di Colombo, sia contro il Cesena che contro il Catanzaro, soprattutto la sua capacità di capire i momenti in cui andare a premere su determinate corde per quanto riguarda i suoi giocatori. Mi ha molto impressionato nell'anno a Monopoli il suo rapporto con Ghiebre, l'esterno sinistro che ha totalizzato una decina di assist. Bene, un uomo chiave per il Monopoli, che era però il più pungolato, cioè assistere ai diverbi, ai botta e risposta tra Colombo e Ghiebre, quando quest'ultimo giocava sulla fascia vicina alla panchina del Monopoli, era una partita nella partita. Grande equilibrio, un uomo che non si fa trascinare dai risultati, un allenatore malleabile dal punto di vista proprio del materiale umano di cui dispone, soprattutto un allenatore bravo a, secondo me, valorizzare al massimo il tipo di giocatori che gli sono messi a disposizione, perché andiamo sempre più, sai, verso un calcio, certo, in cui un allenatore arriva in una piazza e chiede 7-8 calciatori di sua fiducia, vuole quasi replicare la squadra che ha espresso in precedenza. Leggevo ad esempio che potrebbe arrivare a Pescara Vassallo, ma non è mia materia e quindi mi limito a riportare ciò che ho letto. Però al netto magari della possibilità di avere uno o due giocatori di fiducia, Colombo è uno che sa introdursi in una realtà nuova, ha fatto tanta carriera al nord e poi si è cimentato con il sud, con il girone C, Virtus Francavilla prima e Monopoli poi. Chiunque arrivasse a Monopoli doveva raccogliere un'eredità pesantissima, quella di Beppe Scienza, che era stato l'allenatore dei record del Monopoli. Beh, Colombo, con equilibrio, con compostezza,
con garbo ha saputo superare questo record. Pescara rappresenterà secondo me per lui l'ulteriore salto di asticella, perché parliamo di una piazza, con tutto il rispetto per Monopoli, importante, con trascorsi molto recenti in Serie A e Serie B, immagino una piazza che abbia anche delle attese in vista della prossima stagione. Senti Luca, adesso ti lascerò anche al confronto con gli amici collegati, con i colleghi che sono in piattaforma. Volevo farti solo una domanda su un giocatore che quasi sicuramente tornerà a Pescara, mi riferisco all'attaccante Gennaro Borrelli, classe 2000, ha avuto un infortunio all'inizio della stagione, poi ha disputato 21 partite, ma ha disputato un ottimo girone di ritorno con 9 gol, quindi pensi che Borrelli sarà sicuramente richiesto dal tecnico e potrebbe veder migliorare la sua crescita professionale, no? Sì, guardate, Borrelli paradossalmente ha fatto meglio quando è stato chiamato in causa a gara in corso che non da titolare a Monopoli. Questo è un dato bizzarro se teniamo conto del fatto che un giocatore molto strutturato fisicamente e raramente in ombre bilinei riescono ad entrare in partita immediatamente. Ecco, Borrelli su questo è stato atipico, è stato spesso decisivo da subentrante. Secondo me è un attaccante prontissimo per fare il protagonista in Serie C. Secondo me deve migliorare su un aspetto fondamentale, ovvero gestire di più la sua fisicità, perché prende tanti cartellini gialli, perché lotta ed essendo mastodontico, lasciatemi passare il termine, fa un po' di fatica nel gestire proprio questa fisicità, e a volte quindi i difensori avversari un po' più furbi, un po' più esperti gli fanno guadagnare un giallo su degli impatti magari non così gravi. Però fondamentalmente io credo che Borrelli possa essere protagonista anche in una piazza importante come Pescara. Senti, tu come Telesvera ovviamente segui tutte le società pugliesi, se hai seguito anche il Bari, a proposito del Bari mi corre l'obbligo di chiederti un paragone tra il carattere di Auteri che hai visto a Bari e di questo Colombo che hai seguito quest'anno. Secondo me parliamo di due persone agli antipodi, ancora prima delle idee tattiche, proprio dal punto di vista dell'approccio. Auteri porta con sé chiaramente un'esperienza che gli impone di osservare un ruolo e che l'ha forgiato nel corso degli anni. Auteri è un personaggio molto divisivo a mio parere, l'abbiamo anche esperito a Bari. Colombo invece penso sia un personaggio aggregante, uno che nei momenti di difficoltà riesce a tirare come a sé allenatori la piazza invece? Ma come allenatori Auteri, diciamo, visto che quest'anno si è un attimino spostato addirittura dal 3-4-3, che a Bari era stato praticamente un dogma, anche se non aveva palesemente i calciatori adatti per praticarlo, infatti la difesa prendeva tanti gol. Colombo è, diciamo, è un dogmatico anche lui a suo modo della difesa a 3, poi si può cambiare, la difesa a 3 è una base, poi si può cambiare, può essere un 3-5-2, può essere un 3-4-2-1, può essere un 3-4-1-2, però credo che proprio per fasi della carriera, se ad esempio il Pescara dovesse dire a Colombo guarda abbiamo tanti giocatori per giocare a 4 in difesa, ecco, non penso che Colombo farebbe barricate. Poi è chiaro, questi sono passaggi che vanno tra il DS e l'allenatore. Riflessione con i nostri amici collegati, vorrei partire da Paolo Sinibaldi, perché sono tante le curiosità ovviamente quando arriva un nuovo allenatore. Paolo. Ma la curiosità è intanto a livello psicologico, di comportamento, già ci ha detto che è completamente diverso da Auteri, perché Auteri è stato molto, Luca, è stato molto criticato qui a Pescara proprio per i suoi per i suoi comportamenti un po' divisivi, no? Tu hai detto che è un allenatore che è, diciamo, malleabile, che quindi non potrebbe non portare giocatori con sé. In realtà qui a Pescara si parla anche di questo difensore centrale che lui, insomma, ama molto, che è questo Matteo Arena, no? Com'è? Arena secondo me è pronto per la Serie B, lo trovo un difensore molto bravo. Lui ha una storia particolare, a 18 anni si stava per ritirare perché viene liberato dalle giovanili del Bari, riparte dalla Vigor Trani, che è una squadra della provincia Abbati in Puglia, va a giocare in eccellenza, gioca da mediano e lì si rivela, insomma, si vede un giocatore che c'entra poco con l'eccellenza, un calciatore fisico, un calciatore bravissimo nell'impostazione, un calciatore di grande personalità. Deve migliorare in velocità, sarei curioso di vederlo in una difesa a 4, che per me è la grande
è il grande banco di prova di un difensore centrale, ma se il Pescara dovesse davvero riuscire a prendere Arena, farebbe un acquisto non di prospettiva al netto della carta d'identità, ma prenderebbe una certezza per la categoria. Tra l'altro prenderebbe un difensore che fa anche qualche gol di testa, quindi è comunque non classe 99, quindi non è esatto anziano. Nonché aggiungo un futuro ingegnere, perché studia da ingegnere, e so anche che è abbastanza in regola con gli esami. Sai Luca, qui abbiamo il nostro Totò De Leonardis, che è l'enciclopedia storica del Pescara. Lui, toccare per vedere, giusto Totò? Quindi possiamo fare tanti bei discorsi e quindi ovviamente per lui conta il risultato del momento, anche se uno ha una breve carriera oppure se ha una carriera lunga, no Totò? Mi sembra di capire che sia questo il senso del tuo precedente intervento. Ma sì, lo ripeto spesso, cioè le squadre, non credo tanto nell'integralismo di un allenatore, credo che il calcio si possa interpretare in maniera molto diversa, credo che sia fatto proprio dalla capacità di gestire un organico, anche quella di avere delle intuizioni, come di inventarsi anche qualcosa che uno spettatore, un giornalista non vede, per costruire una squadra. Ecco, io spero appunto che la differenza rispetto ad Auteri sia proprio questa, di trovare un allenatore capace di leggere soprattutto la sua squadra e poi di leggere le partite, al di là di quello che può essere il modulo tattico di partenza, che poi alla fine diventa un freno piuttosto che un vantaggio per quello che la squadra. Ecco, volevo chiedere proprio al collega se Colombo è questo tipo di allenatore, capace, vuole dire, anche di mettere in discussione quelle che sono le sue idee di partenza, vuol dire, se questo è il tipo di allenatore che dovremmo vedere. Ma tra Francavilla e Monopoli lo ha fatto, ha cambiato un po' proprio il modo di giocare della sua squadra. Monopoli ha lavorato molto di più sugli esterni che sulle mezziali, a Francavilla Fontana faceva il contrario. Parliamo di interpretazioni diverse del 3-5-2, però è chiaro, io credo che poi ogni allenatore sappia contestualizzare l'opportunità di cui gode, e quindi penso che arrivare a Pescara, arrivare all'esperienza più importante della sua carriera, comporterà anche nella testa di Colombo, che è un allenatore che studia molta psicologia, è un allenatore, diciamo, che lavora molto sui comportamenti prima ancora che sulla tattica. Credo che saprà anche cambiare, ha la testa malleabile, questo secondo me viene ancora prima poi delle idee sul campo. Tu sai bene che a Pescara prima di Colombo si parlava anche di un eventuale ritorno di Zeman, e quindi abbiamo in linea proprio Francesco Di Francesco, che sperava nel ritorno del boemo anche per i precedenti che ha avuto qui a Pescara. Però Francesco, puoi chiedere a Luca se è sempre un buon affare affidarsi ad un tecnico reduce da un ottimo campionato come quello del Monopoli, così come l'ha fatto Zeman a Foggia quest'anno. Non solo Colombo è reduce, Luca ce lo può spiegare meglio di chiunque, da un buon campionato, ma viene da buone stagioni, perché quando dopo gli anni al nord è sceso al sud nel girone C anche con la Virtus Francavilla, non è che ha fatto male, tenendo presente il valore della squadra e dei giocatori. Abbiamo appurato questa sera che non è un integralista, e quindi mi viene da chiedere una conferma a Luca. È bravo quindi ad adattarsi a diverse soluzioni tattiche che possono presentarsi come soluzioni nel corso della stagione o addirittura anche all'interno della stessa partita, non dimenticando però che tutto ruota attorno alla scelta dei giocatori, perché l'allenatore può essere bravo a valorizzare qualunque materiale umano, però ha bisogno, almeno in partenza, di determinati punti fermi, ripeto, da un punto di vista squisitamente tattico e tecnico nella scelta dei giocatori. Tutto ruota intorno all'aggressività, ciao Francesco, perché questo è sempre stato il punto base. Lui vuole giocatori che sappiano correre molto, che sappiano occupare il campo. Le prime sostituzioni che Colombo fa in una partita in genere sono la seconda punta e i due interni di centrocampo, perché a loro chiede di costituire questo triangolo rovesciato in fase di pressione, che parte dal regista avversario e passa per i due interni avversari per cercare un attimino di bloccare le fonti di gioco. Sono i primi a recuperare il pallone.
guardando i dati, sono anche quelli che fanno più chilometri, più addirittura degli esterni, perché gli esterni li tiene abbastanza alti, quindi questo implica, diciamo, una copertura di una minore porzione di campo. Secondo me il Pescara prende un allenatore che applica un modulo di base non proprio nuovissimo, il 3-5-2, ma in chiave moderna, e credo che questa sia stato un punto di forza per arrivare davanti a squadre, diciamocelo, meglio attrezzate nel girone C. Il Monopoli per me non era quinto per la forza dell'organico, ci è arrivato quinto con la forza delle idee, senza dimenticare che era quinto con i 6 punti tolti nelle 2 gare contro il Catania. Quindi questa è una squadra che ha fatto sul campo 65 punti in stagione. Ancora un paio di minuti, lasciamo Luca. Riccardo, ovviamente tu sei contentissimo per la scelta di Colombo, mi sembra di capire. Sono contento, chi ha detto un buono psicologo, perché qua a Pescara negli ultimi 3 anni abbiamo falcidiato una marea di allenatori, abbiamo un presidente che è uno Zamparini, ogni 3-4 mesi cambiamo allenatore. Speriamo che questo Colombo abbia la tenacia e la forza di resistere alle varie pressioni, perché sono contento, ripeto, che hai detto che è un buon psicologo. La piazza di Pescara è una piazza un particolare, una piazza che vive sempre di grandi attese, una piazza che si presenta sempre in assi di partenza con la voglia di arrivare primo, ed è giusto sia così, e quindi credo che sarà un duro lavoro questo di questo giovane rampante allenatore, ma l'ho detto prima, ci credo, perché nei giovani bisogna credere. Ero contrario fermamente all'arrivo di Zeman, l'ho detto in tutte le salse, anche per una questione anagrafica. Sono contento di questo allenatore, ho letto che è del 74, un allenatore abbastanza giovane che abbia voglia di sfondare, e la piazza di Pescara credo che sia la più indicata. E l'ultima domanda la facciamo fare da Andrea Costantini. Sì, Andrea. Ti saluto Luca, buonasera. Ciao. Allora, Colombo ha ridato smalto alla sua carriera nelle ultime 2 stagioni che ha fatto nella provincia del Sud, quindi Virtus Francavilla e soprattutto Monopoli. Lo vedi pronto per una piazza più importante dove ci sono maggiori pressioni? Perché lui all'inizio della sua carriera, al di là della Pro Patria, poi ha allenato in realtà come Reggio Emilia, come Alessandria, come Vicenza, e lì le cose non sono andate sempre molto bene, soprattutto mi riferisco a Vicenza. Ora lo vedi dopo queste 2 parentesi in piazze diciamo dove ci sono meno pressioni, lo vedi pronto? Poi Monopoli è una realtà dove, come hai ricordato, gli allenatori fanno spesso bene, hai citato ovviamente Scienza, forse si lavora anche meglio, lo vedi pronto per Pescara? Io credo che debba esserlo, mettiamola così, perché è in un momento della carriera in cui secondo me ha fatto la gavetta necessaria. Magari era partito da piazze un po' troppo grosse rispetto a quella che poi era la reale esperienza. Questo anno e mezzo al Sud secondo me può averlo forgiato nei rapporti con la piazza, nei rapporti con la stampa, nel giocare su campi più complessi dal punto di vista ambientale, magari meno dal punto di vista tecnico. Non ti so dire, ecco, mettiamola così, se è pronto, però ti dico che dovrà esserlo, perché a 48 anni è nella fase in cui hai l'opportunità della svolta. Sembra, esatto, di capire che quest'anno anche Luca Guerra farà il tifo per il Pescara. Vi seguirò con attenzione sicuramente. Bene, e noi ci risentiremo così alla fine del giro d'andata, faremo un consultivo sul lavoro di questo allenatore. Grazie a Luca Guerra, complimenti per l'esposizione dei concetti, perché sei stato molto chiaro, quindi ti ringraziamo davvero, ti auguriamo ovviamente buon lavoro per la TV, per Telesveva, per Quotidiano La Repubblica, continueremo a seguirti. Grazie a Luca Guerra. Grazie, ciao a voi, grazie, grazie. Alla prossima, ciao. E continuando nelle emozioni, questo ultimo numero di Replay, diamo spazio alle interviste raccolte dal nostro Paolo Renzetti a Roseto, tanti campioni, microfoni di TV6. Partiamo da Alex Del Piero, che è tornato in Abruzzo e ricorda subito quella partita del 2006-2007, Andrea, Pescara-Juventus all'Adriatico. Cosa successe lì? Che sbagliò un rigore e lì fu parato da Polito. Ecco il ricordo di Alex Del Piero al microfono di Paolo Renzetti con le riprese di Roberto Pulimanti. Eh sì, è un anno del tutto particolare, no? Unico nel suo genere, complicatissimo all'inizio, ma poi che è finita molto bene per noi. E Pescara è stata una tappa, anche perché insomma, la storia del Pescara è molto forte, quindi mi ricordo che guardavo Juventus Pescara
o Pescara Juve in Serie A quando ero un po' più giovane di allora, quindi bei ricordi. Alessandro, a proposito di Pescara, un bel po' di Serie A, tantissimi campionati di Serie C, oggi la squadra abruzzese è in Serie C, che effetto ti fa? L'augurio insomma che Alessandro Del Piero fa al Pescara, alla Pescara Calcio e tifosi biancazzurri. Ma guarda, la bellezza dei campionati è quella, no, che si può salire e scendere, adesso è un momento sicuramente non facile, però ci sono diverse realtà che hanno cominciato a lavorare bene, che hanno fatto delle cose importanti, che hanno fatto delle risalite importanti e quindi lo auguro anche al Pescara, voglio dire, quindi spero che possa tornare ai vertici come una volta. Lo si fa con il sacrificio, il duro lavoro e con i risultati poi anche. Del Piero in Abruzzo, c'è un piatto preferito? Hai assaggiato qualcosa in particolare in Abruzzo, Del Piero? No, prima della gara no, dopo la gara ti saprò dire. Alessandro, hai già provato a immaginare che emozione sentirai a rimettere la maglia bianconera? Ma guarda, le emozioni rimangono legate a quello che è successo, no? Con quella maglia, quindi rindossare è sempre piacevole, però il ricordo, il pensiero va a quello che hai passato insieme, che ho passato insieme ai colori della Juve, quindi sarà emozionante, indubbiamente è piacevole. La prima volta che l'hai indossata? Sì, sì, me la ricordo molto bene. Io ti chiedo l'ultima cosa in chiave abruzzese, hai vinto il mondiale con Massimo Oddo e con Grosso, c'è un pescarese, un abruzzese, Verratti, che è esploso nel calcio del Conta, che idea hai dei calciatori abruzzesi, per dire? A chi? Che idea hai dei calciatori abruzzesi? Beh, hai fatto dei nomi decisamente, come si suol dire, importanti, no? Massimo ovviamente il mondiale insieme, adesso Verratti, Fabio lo stesso che ha segnato con me nella semifinale, quindi son momenti entusiasmanti quelli che ci legano con loro. Verratti è incredibile quanto sia bravo, insomma ci accomuna la nazionale alla fine, no? E la nazionale è la squadra di tutti ed è bello che diciamo che più o meno tutte le regioni sono state rappresentate nel corso di questi decenni e altro, quindi bene, che speriamo che l'Abruzzo porti ancora nuove forze. Alex Del Piero, il basket, lei è qui al Palamaggetti, è un posto che quest'anno compie 101 anni di basket, ha giocato qui anche Mahmoud Abdul-Rauf e Chris Jackson, ma lei scrisse a Steve Nash: chiunque ti ha visto giocare sa che rappresenti l'essenza del gioco. Ecco, similitudini fra lei e il grande suo amico Steve Nash? Non lo so, gli sport sono abbastanza diversi, è piacevole sempre vedere Steve, adesso questa nuova avventura ai Nets sta diventando seria per lui, perché insomma è una squadra importante, all'inizio era così, è uscito come allenatore dal nulla, diciamo così, adesso invece è confermato più volte, questo significa che gli piace e sono contento per lui. Abitando negli Stati Uniti ne ho visti tanti passare e tanti ne stanno passando, adesso sono appena finite le finali, sono stato a vedere gara 5 di Olimpia contro Virtus, bellissimo anche in Italia, e il mio cuore è a Treviso, però quindi mi spiace per tutto quello che è. Senta, ma Giambar... Abruzzo, Milano, Bologna, ma Giambar, Giorgio... Paolo Sinibaldi, quante emozioni stasera, eh? Sì, ma eccezionale. Io devo dire che Del Piero resta un mito, però se mi devi chiedere l'emozione che ho vissuto, l'ho vissuta prima quando ho visto in piattaforma Leo Junior, è davvero... Sai, in genere non vado in difficoltà con le domande, stavolta proprio non me ne veniva in mente una, perché Leo Junior è stato l'idolo della mia adolescenza quando sognavo di fare il giornalista. Quindi questa è la vera emozione. Però faremo contenti anche i tifosi della Juventus, del Milan, le emozioni continueranno, non ci lasciate, perché avremo ancora Marco Amelia, avremo Simone Pepe e avremo soprattutto Massimo Oddo. Dopo la pubblicità, a tra poco.
Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 7 minuti, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6. Dunque abbiamo avuto finora il collegamento con Leo Junior, con Nicola Binda, abbiamo sentito Alex Del Piero. Adesso vorrei andare un attimo da Francesco Di Francesco, ma Simone Pepe te lo ricordi come calciatore? Sì. Oh, porca miseria, non sarebbe, non me lo ricordo, però ricordo sì, resta un giocatore di una delle migliori squadre nella storia del Teramo, l'anno di Zecchini, che sfiorammo andando in corsa contro di corsa contro il Pescara alla promozione in Serie B. Comunque è stato protagonista di una stagione favolosa, era un ragazzino lui, era la prima esperienza e si vede subito che aveva le qualità notevoli, poi era anche uno simpatico fuori dal campo. Che non andò alla all'Udinese e alla Juventus, ovviamente Tottino. Esplose. Tottino, bravo Andrea. E Simone Pepe era presente questa sera a Roseto, è un agente FIFA, è anche l'agente del portiere della Pescara Sorrentino e quindi Paolo Renzetti lo ha avvicinato.
Simone, allora questa sera con la maglia della Juve ritrovi tanti amici, insomma una bella emozione, poi scendere in campo e giocare è sempre bello. Bellissimo, è tanto che non giochiamo ma ci teniamo a divertirci, a fare insomma bella figura perché comunque c'è tanta gente che ci guarda e speriamo che sia un bel evento. Simone, siamo a Roseto ma siamo a pochi chilometri da Pescara, insomma il tuo cuore batte anche per il club biancazzurro. Ma sicuramente, sono stato benissimo da giocatore. Ho finito a Pescara, mi dispiace non aver contribuito al massimo, però avevo qualche problemino fisico, però sai, sono molto legato alla città di Pescara. Come hai visto l'ultima stagione, questa uscita dai playoff nei primi turni, insomma ti aspettavi di più, osservando dall'esterno questa squadra, ti aspettavi di più dal Pescara? Obiettivamente il campionato di Lega Pro è un campionato difficile perché sappiamo che ci sono tante squadre importanti che vogliono vincere, è normale che il Pescara è una squadra importante in Lega Pro, ha provato a fare quel qualcosa in più ma non ci è riuscito. Il futuro del Pescara si riparte con Colombo, non so se conosci questo allenatore, ci sono anche dei nomi che si fanno per la prossima stagione, insomma che secondo te che campionato potrà fare e dovrà fare il Pescara il prossimo anno? Ma io credo che il campionato del Pescara sarà un campionato di vertice perché è giusto che la piazza merita un campionato di vertice, visto che comunque è abituato a stare per più tempo nella sua storia in Serie B, per cui credo che sia importante che faccia un campionato di vertice. Faccio un nome, Alessandro Sorrentino, insomma un nome a te caro, insomma questo ragazzo è pronto a spiccare il volo, di proprietà del Pescara, è nato nel settore giovanile del Pescara, secondo te è già maturo per un salto di categoria? Ma sicuramente sì, ha una serenità in porta importante, ha fatto un campionato intero col Pescara, per cui penso che possa provare a questa scalata, per cui penso che se si riuscirà saremo tutti d'accordo con fargli fare un passo avanti. I rapporti con il presidente Sebastiani come sono? Buoni, i rapporti con il presidente Sebastiani, è un amico, per cui sempre buoni. Per chiudere, quindi Alessandro Sorrentino il prossimo anno non giocherà col Pescara? No, non giocherà col Pescara, no, vediamo, ci sono delle squadre che si sono informate su di lui, vedremo. Riccardo Clinico, mi sembra di capire che Sorrentino lascerà questa piazza. Credo di sì. Beh, ma si sapeva che, diciamo, che i giocatori di valore, ma è anche giusto che trovino spazio in squadre di livello superiore al nostro attuale. Insomma, Sorrentino è un giocatore di valore in giro nazionale, tra l'altro ci porterà sicuramente delle entrate a livello economico, quindi io sono convinto che qualsiasi giocatore che abbia la possibilità di crescere a qualsiasi livello e se ci fa chiaramente diciamo guadagnare al di là delle plusvalenze, ma ci fa proprio guadagnare dei soldi, sia va bene. Non sono geloso del fatto che rimanga un portiere piuttosto che un altro, un giocatore piuttosto che un altro, perché siamo a livello tale che se c'è qualche nuovo Verratti che salta fuori è giusto nel campionato in cui siamo darlo via. Abbiamo sentito due ex bianconeri come Alex Del Piero e Simone Pepe, passiamo alla sponda milanista, quindi un campione del mondo, un personaggio che abbiamo conosciuto molto bene, che è di Pescara, l'allenatore Massimo Oddo, è un'intervista da seguire in maniera particolare. Massimo Oddo, che effetto rivederti con la maglia del Milan, che effetto giocare questa sera con tanti amici? Ah no, ma sì, ogni tanto per tenerci in forma bisogna fare anche queste cose, e rivediamo tanti amici, quindi fa sempre, sempre piacere. Fa piacere anche tornare in Abruzzo a casa? Ah vabbè, ma io sono di casa, sto sempre qui l'estate, quindi torno spesso, non è la prima volta, per me è normale. Si è conclusa questa stagione con un pizzico di amaro, però il Padova di Massimo Oddo è arrivato fino alla fine e con Massimo Oddo il Padova è riuscito a fare il massimo, è mancata la ciliegina sulla torta? Eh sì, purtroppo abbiamo fatto a mio avviso grandi cose nonostante tante difficoltà, ma da quando sono arrivato
abbiamo recuperato tanti punti al Sud Tirol, purtroppo nello scontro diretti non siamo stati tanto fortunati, avremmo meritato molto di più, però Sud Tirol ha vinto sul campo e quindi a loro vanno i complimenti. Poi sappiamo tutti che i playoff sono un'arma a doppio taglio per chiunque, dipende tanto da come ci arrivi, in che condizioni mentali, fisiche. Noi oggettivamente avevamo un bel po' di problemi e ha avuto la meglio la squadra che ha meritato. Dal girone A al girone B, il Pescara che ha chiuso la stagione non benissimo pur arrivando ai playoff, hai seguito dall'esterno ma da tifoso oltre che da ex allenatore del Pescara, che stagione è stata per i biancazzurri secondo te? Ma da tifoso sempre, io sono pescarese, sono sempre stato tifoso del Pescara sin da bambino, quindi è la mia terra, è la mia città e sono i miei colori. E, ha fatto un campionato normale, ma io essendo un allenatore posso dirvi che quando non sei dentro non puoi tirare le somme, non puoi dire cosa si poteva fare di più o cosa si potesse fare di meno. L'andamento del Pescara è stato questo, ci ha provato ai playoff, poi come in tutte le squadre i playoff, come ho detto prima, sono un'arma a doppio taglio e non è andata bene a loro come non è andata bene a noi. Prossima stagione, Colombo in panchina, Pescara che cercherà di fare un po' di più di quest'anno, insomma questa piazza merita grandi traguardi, tutti pensano a quel Pescara di Massimo Oddo che vinse una stagione trionfale. Io me lo auguro per il Pescara, per la città, per i tifosi, perché è una piazza che merita ben altri palcoscenici, però purtroppo quando sei in queste categorie ancora di più è difficile, molto dura ritornare in auge, quindi bisogna fare le cose fatte bene, bisogna programmare, bisogna soprattutto programmare e mantenere le promesse della programmazione. E oggigiorno nel calcio sono tante vicissitudini per cui queste programmazioni non possono essere rispettate e quindi chi ha la forza di programmare alla lunga ottiene i risultati. Una cosa, Massimo, per chiudere sul Pescara, hai detto sono sempre un tifoso del Pescara, ti è passata la rabbia, l'amarezza per come si è interrotto il rapporto d'allenatore oppure ancora c'è qualcosa un po' di amarezza? La rabbia non mi passerà mai. Questo era Massimo Oddo che si è rilanciato quest'anno con il Padova sfiorando la promozione in Serie B. Vorrei partire proprio da Totò De Leonardis. Ti ha colpito quest'ultima frase, la rabbia non passerà mai? Ma non mi ha colpito perché credo che insomma sia proprio quello che Massimo pensava, perché cioè, questa l'ultima esperienza è stata veramente qualcosa di brutto, nel senso questa famosa progettazione o progetto di 2 anni che poi finisce dopo 2 mesi è stata veramente una brutta storia. Credo che uno dei problemi che ha avuto il Pescara in questi ultimi anni sia anche questa occasione buttata via, quella amara stagione, per cui non mi sorprende quello che ha detto, piuttosto spero appunto che ci sia questa capacità veramente di portare avanti un progetto, perché poi questo è quello che è mancato nelle ultime 3 stagioni, quello di portare avanti un progetto chiaro a prescindere da quello che è il risultato immediato, voglio dire. Quindi è tutto questo da scoprire. Io mi auguro appunto che soprattutto questo cambio che c'è stato, credo che uno dei personaggi più importanti in questo momento sia proprio Delicati. Mi sembra di aver capito che con lui sta riscoprendo un ruolo, la funzione del direttore sportivo che è mancata nelle ultime 3 stagioni, quindi spero appunto che lui possa avere questa capacità di gestire sempre ovviamente in base a quelle che sono le possibilità della società, ma che abbia un ruolo centrale sia nella costruzione della squadra sia nell'affiancare l'allenatore, che poi credo che sia soprattutto lui ad avere bisogno di trovare quella continuità, quella forza proprio respirando un clima diverso rispetto a quello che è successo negli ultimi fallimentari 3 stagioni che abbiamo vissuto. Ecco, tornando a Oddo, è stato riconfermato dalla società veneta per il prossimo campionato, lui però prima di firmare il contratto vuole delle garanzie, non solo, vuole un po' svecchiare questa squadra. Ecco, Padova, Pescara
sono sempre tra le società che partono per un torneo competitivo, quindi Oddo con il Padova, ci auguriamo Colombo con il Pescara, che possono disputare un buon campionato. Chiedo a Francesco Di Francesco, è stato anche un atto di umiltà quello di Oddo di ripartire dalla Serie C? Un grande atto di umiltà, la dimostrazione che voleva e ha voglia di allenare, è stato un passo da persona intelligente ma anche umile, non credo, anche se Padova era una squadra che stava in una seconda in classifica, si sapeva che era una buona squadra, però lasciare il palcoscenico con la possibilità di trovare una squadra in B e andare in quel momento a Padova è stato un passo importante, ripagato purtroppo fino alla finale da un ottimo cammino, perché non dimentichiamo che quando Oddo è andato al Padova, non mi ricordo se aveva 9, 10, 11 punti di svantaggio, gli è mancato successo nel confronto diretto e poi quell'epilogo contro quel Palermo che aveva dimostrato nel corso della stagione, soprattutto nei playoff, di essere più forte. Ma io credo che se gli daranno le garanzie che lui chiede di poter lavorare in un determinato modo, Oddo potrà ripetere, fare un'ottima stagione con il Padova. Concludo dicendo che la prossima stagione è facile, ci sono tre squadre sulle quali puntare per una questione di amicizia, di cuore, di tutto quello che vogliamo. Il Padova se, nel girone A che c'è Oddo, Pescara nel girone B e il Catanzaro nel girone C con Vivarini, non ci sono perché anche il Catanzaro avrebbe meritato sicuramente di più, sì. Dici bene. Sì. Paolo, quindi se Oddo al Padova vuole svecchiare questa squadra, ha capito che in Serie C non basta una carriera importante per ogni singolo giocatore per affermarsi, ma è proprio il concetto di squadra, i giocatori che devono avere fame, non solo qualità, ma anche la famosa cazzimma che serve per vincere i campionati. Beh sì, ma il passaggio più importante dell'intervista di Oddo, al di là dell'arrabbiatura che ha detto che non gli passerà mai, è proprio quello della programmazione, perché lì è stato abbastanza velenoso, no? Ho parlato di programmazione, bisogna programmare e poi rispettare quello che si dice nella programmazione. Per cui immagino che se ha fatto tesoro delle esperienze del passato probabilmente sarà lo stesso che chiederà a Padova. Però di sicuro, insomma, l'intervista di Oddo è tra quelle che questa sera ci hanno regalato le perle di saggezza migliori. Riccardo, sei d'accordo? Quindi si tiferà Padova nel girone A, Pescara ovviamente nel girone B per vincere il campionato, perché poi c'è anche l'altra abruzzese, almeno ce l'auguriamo come il Teramo, e poi Catanzaro perché c'è Vivarini, no? Ma sì, noi tifiamo il Pescara nel girone B, le altre diciamo che così le guardiamo con simpatia. Mi ha colpito le parole di Massimo, sono state parole che immaginavo della sua ancora... innanzitutto nel suo attaccamento alla città, perché quando una persona ha questa rabbia... Ti ha dato un po' fastidio vederlo con quella maglia, però ci passi sopra. Ma guarda, tu sai che non sono i miei colori preferiti, ma non sono i colori... però ribadisco, Massimo è un ragazzo di qua e merita tutto il bene che questa città gli può regalare, al di là che sia juventino, milanista, interista, di qualsiasi altra squadra. Lui secondo me è un vero tifoso del Pescara e lo ha dimostrato proprio con queste dichiarazioni di amore, di rabbia e quindi di amore verso questa città. Andrea, abbiamo un ultimo contributo con Marco, sì. Amelia, conosciuto anche qui in Abruzzo. Conosciuto qui in Abruzzo perché ha allenato la Vastese, quindi conosce bene la piazza di Vasto, ma in generale conosce anche tanti calciatori che sono stati i suoi compagni di squadra, che sono appunto abruzzesi, e conosce tra gli abruzzesi anche Alessandro Sorrentino, che fa il portiere come lo stesso Amelia, lo conosce insomma dagli anni scorsi e quindi ha provato a fare un ritratto anche egli di quello che può essere il Sorrentino del futuro. Andiamolo a sentire. Marco Amelia, è un ritorno in Abruzzo a distanza di qualche anno dall'esperienza di Vasto, insomma ci eravamo visti tante volte dopo le partite della Vastese, che ricordo hai di quell'esperienza? Bellissimo, bellissimo, uno perché mi piace tanto la città, mi piace l'Abruzzo e ho conosciuto una terra che
mi ha dato tanto, sportivamente mi ha fatto crescere, perché comunque ho iniziato la carriera da allenatore, sono giovane per quello che riguarda poi il mio ruolo. Vasto è una piazza bellissima, i ricordi sono sempre belli, poi ho girato le città qui dell'Abruzzo conoscendo tanti amici, ancora oggi torno a Vasto spesso perché ho lasciato amici, questa è una terra meravigliosa, c'è poco da dire. Siamo a Roseto e siamo a pochi chilometri da Pescara, Pescara la realtà più importante calcisticamente della regione, so se avrai seguito quest'anno anche il campionato di Serie C, Pescara una piazza che fino a qualche anno fa giocava in Serie A, Serie B, ora c'è questa Serie C e secondo te cosa bisogna fare per riportare il calcio abruzzese quantomeno in Serie B? Ma guarda, io credo che il Pescara quest'anno abbia fatto sì, probabilmente un campionato al di sotto di quello che sono le aspettative generali, però vedendo quello che hanno fatto le altre squadre c'era poco da stargli dietro, perché le altre hanno fatto un campionato a parte. Ha messo a mio avviso delle basi, ora c'è da costruire una parte tecnica della squadra che possa poi poter portare i ragazzi e l'ambiente a puntare a vincere il campionato. Da questo punto di vista le chiacchiere qui a Pescara sono sempre state tante, però è una città meravigliosa, una città che... Mi piacerebbe allenare a Pescara? Beh sì, è normale, mi piacerebbe allenare a Pescara. Tra l'altro ho tanti amici, conosco il presidente Sebastiani, conosco tanti dirigenti del Pescara, conosco tanti giocatori del Pescara, tanti pescaresi. A proposito di giocatori Pescara, c'è questo giovane portiere che si sta facendo strada, Alessandro Sorrentino, lo conosci? Sì, lo conosco, è naturale, quando vedi un portiere che fa vedere le sue caratteristiche, sì, è un ragazzo che spero non si perdano i portieri italiani, perché abbiamo bisogno di quella scuola che c'è, perché i nostri preparatori sono i migliori al mondo, ma anche dei portieri italiani che poi vanno a ricoprire le porte di tutti i migliori club, in Italia soprattutto, ma anche all'estero, perché comunque in questo mercato internazionale noi possiamo sfornare i migliori portieri che ci sono in circolazione europea. E questo era l'ultimo servizio da Roseto. Ringrazio Paolo Renzetti, Roberto Pulimanti per le riprese. Ultimo giro con i nostri ospiti, anche con Andrea. Insomma, anche Amelia ha parlato in maniera entusiasmante di questa piazza, visti i rapporti con i dirigenti e i giocatori. Allora, cosa chiedete a quest'estate calcistica? Partiamo da Paolo Sinibaldi. Paolo. Ma guarda, per una volta chiederei un'estate calcistica, se parliamo del Pescara, sì, senza tutti quei colpi di scena del passato. Sarebbe bello per una volta, voglio dire, vivere un'estate in cui si parla di programmazione con le persone giuste al posto giusto, nei ruoli giusti. Insomma, tu prima parlavi, o qualcuno degli ospiti parlava prima, del ruolo del direttore sportivo, insomma, che Dell'Icarri starebbe facendo, insomma, in piena collaborazione con la proprietà. Insomma, auguriamoci che questo avvenga, quello che non è successo negli anni passati, con ruoli e interpreti non proprio ottimali, che hanno provocato quello che abbiamo visto tutti, perché l'inferno della Serie C è un vero inferno. Intanto ti faccio in bocca al lupo per la tua rubrica che conduci dal mitico Acapulco. Mi saluti ovviamente anche gli amici di questo splendido. Hai partecipato anche tu e sì, insomma, faremo partecipare piacere anche altri dei nostri amici. Grazie. State da seguire dall'Acapulco Beach. Grazie Paolo. Allora, Totò De Leonardo, c'è un po' la stessa domanda. Dell'Icarri e Colombo saranno ufficializzati in settimana. Per il resto ti aspetti un'estate tranquilla e diversa dalle altre? Ah sì, appunto, l'estate ci servirà, credo, per cominciare a conoscere quali sono le qualità, ma anche le capacità del nuovo allenatore, perché, ripeto, è solo il campo che ci può dire quanto vale, senza fare stupidi paragoni con chi lo poteva sostituire, che non ha senso. Io mi auguro appunto di scoprire un allenatore che abbia questa, soprattutto la capacità di gestire un gruppo e magari di tirar fuori delle intuizioni su questo gruppo. È quello che un po' è capitato in tutti gli anni migliori del Pescara, parlo dell'anno di Cadè, quando Cadè si inventò Orazi centrale, Galbiati libero, Repetto mezzala, nello stesso anno di Zeman con Sansovini esterno e poi con Bocchetti terzino sinistro per equilibrare la squadra. Insomma, qualche idea nuova.
Esatto, con Pescara di Oddo, Torreira inventato di centrocampista centrale, la Padula unica punta, Benaglia tuttocampista, ma Galeone che si è inventato Gasperini. Galeone ha inventato tutto. Esatto, di cara, e poi Ciarlantini che era un terzino sinistro che diventa centrale di quella difesa, e poi Zliskovic, e poi ancora Tita, il falso 9 che poi sembra che abbiano inventato in Spagna, ma l'ha inventato lui, voglio dire, cioè queste capacità, io spero appunto di trovare un allenatore in grado soprattutto di saper gestire la squadra che si ritrova per le mani, e questo credo che sia il segreto di un allenatore che può fare strada in questa piazza. Francesco, invece tu cosa chiedi a quest'estate calcistica, ovviamente stando a Teramo, soprattutto la definiamo la sopravvivenza della società biancorossa in questo particolare momento? Al Pescara la chiarezza e serenità nella programmazione e costruzione che è alla base per poi poter fare bene, e al Teramo che possa in queste 48 ore fare il miracolo di potersi iscrivere alla Serie C e conservare la Serie C, anche se poi secondo me non è che andremo avanti in una fase di costruzione di una squadra competitiva per l'alta classifica, però già esserci in Serie C, visti chiari di luna, può dare qualche soddisfazione. Ce l'auguriamo tutti. Riccardo, chiudiamo con te, la tua estate calcistica come la vorresti vedere? Vorrei vedere una pace storica tra tutte le componenti, tifosi, presidente, allenatore, che fossero tutti, come posso dire, tirare tutti dalla stessa parte. Lo so che è un discorso... in questo periodo è proprio difficile parlare di pace. Lo so, però io ci credo, penso che il tifoso sia una parte fondamentale del gioco del calcio, e credo che avercelo con l'entusiasmo e dalla propria parte sia una cosa importante. E quindi mi auguro di un ritrovato amore tra tutti per il bene del Pescara, e soprattutto che questo allenatore veramente possa lavorare tranquillo, perché da quello che ne sta uscendo ne esce una figura di un po' un nuovo Nicola, e quindi sono molto così. Ho preso entusiasmo questa sera sentire parlare di questa persona. E credo, Andrea, che non potevamo chiudere in modo migliore, perché oltre ai soliti amici che ci tengono compagnia, abbiamo avuto il piacere e l'onore di sentire Nicola Binda, una firma prestigiosa della Gazzetta dello Sport, e poi il campione indimenticabile come Leo Junior, che si è collegato con noi nell'ultima serata che trascorrerà a Pescara, perché domani partirà per Bologna. Poi campioni del passato come Alex Del Piero, come Simone Pepe, Massimo Oddo e Amelia. Insomma, ci hanno regalato le emozioni, quelle che ci servono anche per fare questo lavoro, perché anche noi ovviamente viviamo di emozioni. Siamo alle battute finali, assolutamente. I soliti saluti, ringraziamenti alla proprietà, allo staff tecnico e giornalistico di TV6, in particolare a Maurizio Daguì, ma anche a Loris Bennato, a Jacopo Forcella, a te in particolare Andrea, grazie. Che veramente sei stato di un aiuto incredibile, però il campionato inizierà presto in Serie A, ma anche in Serie C. 28 agosto per la C, due settimane prima per quanto riguarda la Serie A, ma tra poco meno di un mese inizieranno i ritiri, il Pescara sarà in ritiro, quindi attraverso i nostri notiziari scopriremo il Pescara che nascerà per la prossima stagione. Ti auguro buona estate, così come anche lavoriamo a tutti voi, quindi ci rivedremo lunedì 29 agosto, indicativamente sì. Ho sbagliato la data del lunedì. Grazie a Francesco Di Francesco, a Paolo Sinibaldi, a tutti, Leonardis, a Riccardo Clinco, buona estate a tutti. Ovviamente il piacere di essere entrati nelle vostre case, con un ringraziamento particolare a tutti. Non c'è un ringraziamento particolare, salutiamo tutti indistintamente. Grazie per averci scelto.